una parola da far crescere. In questa pagina di Vangelo Gesù spiega la parabola del buon seminatore. Sapremo far crescere la parola di Dio nella nostra vita, non soltanto ascoltandola, ma comprendendola, cioè facendola crescere e facendola diventare vita, cambiamento, orientamento delle nostre scelte. Dal Vangelo secondo Matteo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada». Gesù spiega la parabola. Il male fa guerra al bene. Dove cresce il Vangelo, il maligno cerca di ostacolare. Ricorda che il più grande inganno del diavolo è far credere che non esista. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Una bella esperienza, un prete carismatico, un momento particolare della vita. Ci si avvicina alla fede, ma alla prima difficoltà si torna alla vita di prima. La mia fede su cosa è fondata? Su Cristo o sul prete di turno? L'appagamento di un bisogno momentaneo? L'abitudine? Il volersi sentire buoni e giusti? Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Soldi e preoccupazioni sono messe insieme. Significano il farsi possedere dalle cose. Dov'è il tuo cuore, là sarà anche il tuo tesoro. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Ascolta e comprende. Porta dentro la propria vita. Signore, aiutami a orientare la mia vita al Vangelo e non il contrario. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link qui sotto in descrizione. Scrivi anche un tuo commento, metti mi piace, condividi sui tuoi social.